Boutique Salone e Industria Casearia Conserviera, l'abbiamo ribadito più volte, è anche l'occasione per fare incontri, sviluppare idee e presentare quelle che sono le innovazioni in questo campo. Sentiamo le aziende che hanno proprio presentato in occasione della 12ª edizione i loro prodotti. Noi della Marotta Evolution Group abbiamo presentato in questa edizione la nostra macchina della burrata. La prima Star è stata realizzata per aiutare quello che è la produttività della produzione delle burrate, anche perché la burrata è un prodotto innovativo, è un prodotto che è sempre più richiesto su mercati esteri e quindi di conseguenza è riconosciuta, è un'eccellenza italiana e di conseguenza mette tante volte in difficoltà al produttore di soddisfare quello che è la richiesta. Ecco la nostra novità. Abbiamo accettato questa sfida per aiutare al produttore di poter soddisfare quelle che sono le richieste e di dare un prodotto che viene sì realizzato automaticamente, ma dà lo stesso principio e dà tutte le caratteristiche del prodotto prodotto tradizionalmente. Aiuta l'operatore sulla fase della produttività, per non sta più con le mani in acqua calda come fa di solito per la produzione tradizionale, perché è un prodotto fatto interamente a mano, ma dà la possibilità di essere riempito automaticamente, dando anche qualche giorno in più di chef drive perché il prodotto viene meno contaminato. Questa è la vera novità della nostra macchina. Diciamo che è uno studio che abbiamo condotto per diversi mesi e siamo riusciti a presentare insieme, in collaborazione con gli amici di PFM, questo incarto che è completamente compostabile, costituito da una carta accoppiata con un Mater B, quindi materiali completamente ecologici, e il consumatore dopo l'utilizzo del prodotto all'interno può smaltirlo direttamente insieme all'umido. È anche stampato con inchiostri flessografici all'acqua. Quindi abbiamo cercato di utilizzare tutte le tecnologie possibili più innovative che rispettino l'ambiente, considerando che gli incarti attuali sono quelli con film plastici assolutamente non riciclabili, quindi che sono un incarto che è un vero e proprio incarto indifferenziato. Quindi il passaggio è stato molto importante, perché siamo passati all'indifferenziato saltando l'incarto differenziato, andando direttamente al compostabile, per cui riteniamo che sia veramente un prodotto innovativo. Allora, questa è un'altra rottura completa col passato, perché normalmente i clienti che utilizzano i vasetti hanno i vasetti già prestampati e devono fare in magazzino stock di questi vasetti con le varie personalizzazioni, quindi che incidono tantissimo in termini di spazio occupato e anche di costi fermi. L'innovazione che noi portiamo è la slivellatura di questi vasetti, che di per sé non è un'innovazione vera e propria, però il prodotto con cui sliveriamo è un prodotto in LDPE, quindi 100% riciclabile, che viene applicato completamente a freddo con la macchina che anch'essa è prodotta da noi, realizzata da noi della Maca, in collaborazione con Comag, che è un'altra azienda del gruppo, per cui i vasetti sono sliverati con un materiale completamente riciclabile, senza alcun costo per la termoretrazione o altro, e quindi l'etichetta si può separare dal contenitore, visto che non è incollata, non è saldata, e può essere riciclata completamente. Quindi anche in questo abbiamo rotto completamente col passato e abbiamo fatto due step in una sola volta.